testa, chi saprà controllare meglio le emozioni. Dal dischetto serve la tecnica ovviamente, ma soprattutto servono freddezza, lucidità, tranquillità. È in momenti come questo che si gioca la carriera di un calciatore. Segnare ora è importantissimo per partire con il piede giusto. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Müller si fa avanti per battere il rigore. 1-1, freddissimo qui. Hanno pareggiato, ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. Portiere trafitto alla sua sinistra. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Lewandowski sta per calciare il secondo rigore per la sua squadra. Palla da una parte, portiere dall'altra. Rigore calciato con grande sicurezza. Deve averlo provato diverse volte in allenamento. Ecco il terzo rigorista nei pressi del dischetto. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Douglas Costa tirerà il terzo rigore. Grande parata. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Ora possono incrementare il vantaggio. Questa è un'occasione ghiotta. All'angolino destro. Allungano, due gol di vantaggio. Qui non possono sbagliare, se non entra hanno perso. È rigore decisivo, non può permettersi di sbagliare. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. E questo è il rigore che potrebbe valere la vittoria. Stiamo a vedere se ce la fa, la partita è finita. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Se questo pallone non entra, la partita è finita. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. È dentro, c'è ancora speranza. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Da qui in poi si va ad oltranza, un errore ed è finita. Una parata fantastica. Grande intuito del portiere. Bravo a leggere le intenzioni del giocatore. E ha un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. Reina è l'ultima speranza della sua squadra. Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e c'è riuscito. Tocca al prossimo tiratore al tranza. Rigore da manuale, calciato alla sinistra del portiere. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Höth si fa avanti per tirare l'ottavo rigore. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. C'è il gol. I tifosi fanno bene a crederci ancora. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Patrick è addirittura il nono giocatore a calciare. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Francesco Acerbi sarà il decimo tiratore della sua squadra in questi calci di rigore che non vogliono saperne di finire. Parato, grande salvataggio del portiere.
Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. I tifosi esultano per il gol che decide la gara. Che delusione tremenda questa. Certo, conta anche la fortuna in situazioni come queste, quando si decide tutto dagli 11 metri. Ma bisogna segnare. Non c'è niente da fare. Perdere i calci di rigore...